Ecco, Frattesina è uno dei pochi insediamenti di cui noi conosciamo contemporaneamente l'abitato e le necropoli. Sappiamo che c'era una grande necropoli a nord di Frattesina, la necropoli delle Narde, che è stata indagata e di cui si conoscono svariate centinaia di tombe, e poi anche a sud un'altra necropoli che era quella di Fondo Zanotto. Attualmente abbiamo delle informazioni, sono necropoli a incenerazioni prevalentemente, quasi esclusivamente a incenerazioni, quindi le ossa cremate dei defunti venivano deposte all'interno di urne, accompagnate spesso da oggetti di corredo, e quello che si vede dall'analisi di questi oggetti di corredo è una diversificazione a livello di organizzazione sociale, quindi vediamo una piramide alla cui, diciamo, estremità sommitale abbiamo poche tombe molto ricche, sia femminili che maschili, e alla base invece tante tombe molto più povere, e in mezzo anche però delle situazioni intermedie, quindi diciamo c'è già una diversificazione socio-economica che comincia a intravedersi in maniera significativa. Dal punto di vista della popolazione, sappiamo appunto che in particolare a Narde 1 c'è un'aspettativa di vita per l'epoca abbastanza alta, quindi le condizioni di vita e di sopravvivenza non erano male per l'epoca, erano piuttosto significative, e in più abbiamo anche fatto delle analisi isotopiche che ci confermano che la maggioranza dei defunti che sono stati cremati e deposti all'interno delle urne erano locali, cioè erano nati qui e hanno vissuto tutta quanta la loro vita qui intorno a questo territorio. Questo nonostante che Frattesina fosse un posto molto aperto, un luogo molto aperto, perché sappiamo che i traffici la correlavano sia verso il Mediterraneo, l'Egeo, il Mediterraneo orientale, sia verso le Alpi e l'Europa. Però, almeno dal campione che noi abbiamo analizzato, che naturalmente è ancora un campione ridotto, però insomma non del tutto insignificante, l'evidenza è persone che abitavano qui, o quantomeno in questa zona, insomma. Ovviamente gli isotopi dello stronzio, sono questi che possiamo indagare, ci danno l'evidenza della popolazione in vita. Non sappiamo se i loro antenati magari fossero venuti da un'altra parte. Per fare questa analisi bisognerebbe fare appunto un'analisi del DNA, ma purtroppo questo tipo di analisi nelle cremazioni non è possibile perché il DNA viene distrutto.